Ciao a tutti! Oggi prepareremo la polenta con il ragù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per il ragù, cipolla, olio evo, macinato, alloro, carote, sedano, vino bianco, salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro, sale, acqua, pepe. Per la polenta, farina di mais bramata, acqua, sale grosso e olio evo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il ragù. Mettiamo all'interno del boccale la cipolla, le carote e il sedano e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. E facciamo insaporire per 5 minuti. 120 gradi. Velocità 1 senza misurino. Unire il macinato di carne e cuocere per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino. E sfumare per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Mettiamo la foglia di alloro, il concentrato di pomodoro, la salsa di pomodoro, il sale, il pepe e l'acqua. Amalgamare con la spatola. E cuocere per 40 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il ragù è pronto, trasferiamolo in una ciotola, laviamo e asciughiamo bene il boccale. Prepariamo adesso la polenta. Mettere nel boccale l'acqua. Il sale. E l'olio. Ed azioniamo il bimby per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 2 e dal foro del coperchio a cucchiaiate metteremo la farina di mais.
Inseriamo la spatola ed amalgamiamo. Mescoliamo a fondo con la spatola. Chiudiamo il bimby, lasciamo la spatola inserita e azioniamo il bimby per 40 minuti, 100 gradi, velocità 2 e mescolando di tanto in tanto con la spatola. La polenta è pronta, trasferiamola in uno stampo a ciambella, lasciamola intiepidire, sformare e servire con il ragù. Polenta con ragù. Grazie e alla prossima ricetta!